Sanità integrativa per colmare le lacune del sistema sanitario nazionale? Se ne è discusso in Campidoglio ad un incontro organizzato dall'Ordine dei Medici di Roma, a cui era presente anche la presidente della FNOM CEO, Roberta Kerzevani. Partiamo dal presupposto che noi abbiamo un servizio sanitario nel quale crediamo molto, un servizio sanitario che ha grandi caratteristiche di eguaglianza, di universalità, un servizio sanitario molto in sofferenza perché la situazione economica del nostro paese, che continua a perdurare critica nonostante vi siano ogni tanto parole in favore di ripresa, questo servizio sanitario è in difficoltà e quindi la possibilità di una sanità integrativa, quindi la possibilità che uno abbia un percorso differenziato, potrebbe essere il supporto. La mia preoccupazione è sempre per l'assistito, ovviamente, perché facendo il medico devo avere cura della persona che a me si rivolge per prevenzione, per diagnosi, per terapia. La preoccupazione è che se si deve avere una sanità integrativa che qualcuno può pagare, la paghi chi effettivamente ha la disponibilità economica. Importante è che però la qualità non sia diversa, importante è che la qualità sia comunque una qualità al massimo e che questa qualità sia a disposizione di chiunque si rivolge per avere una prestazione sanitaria, vuoi integrata, vuoi quella del nostro servizio sanitario. Io credo che se cominciassimo a pensare proprio al welfare, dovremmo andare a vedere quelli che sono i punti di debolezza o quelli che sono i punti maggiormente colpiti del servizio sanitario in questo periodo di difficoltà. Sicuramente il personale è importante, ci sono pochissime assunzioni, addirittura ci sono situazioni dove il blocco è veramente notevole da anni. Se vado a valutare l'età media dei medici negli ospedali, viaggiamo sui 55 anni, il che significa che una classe medica direi abbastanza in là con gli anni. Questo significa che mancano i giovani e questo è un ulteriore problema. Credo che lo stesso problema si possa porre anche per le altre professioni sanitarie. Da parte nostra l'impegno alla appropriatezza, che significa non sprecare, che significa dare al paziente quello che effettivamente gli serve, direi che da parte nostra questo impegno c'è ed è un impegno costante. Quindi spendere meno o soprattutto spendere meglio può essere un dato importante, capire se questa prescrizione modifica quello che sarà l'outcome, quello che sarà il risultato per il paziente. Significa un attimo fermarsi, ragionare, valutare, e soprattutto anche comunicare, perché il paziente che qualche volta arriva a chiedere prestazioni perché le ha fatte il cugino o il vicino di casa, per fargli capire se queste sono utili o non sono utili ci vuole tempo. E allora nella riorganizzazione dell'attività, delle nostre attività, bisogna recuperare quel tempo, che significa dialogo, informazione, comprensione, ed è un altro fattore di cui tener conto.